ma che schifo! Santo. Professore, come sta? Sì, c'ho la zanzariera. Non si sa mai. Già ci sono le zanzare, fa caldo, è primavera. No, mica il caffè americano, no. Dopo tutto quello che mi ha detto sui caffè delle isole Faroe, eccetera, eccetera, io sono passato alle tisane. Non le sembro uno da tisana. È vero, non sono da tisana, però... Che tisana sto bevendo? Si chiama Rooibos. Rooibos. Sì, Rooibos. Professore, mi sono preparato, me l'aspettavo. Allora, vede? C'ho il foglio. Sono pronto a rispondere. Il Rooibos è una bevanda ottenuta per infusione dalle foglie essiccate di questa pianta che si chiama Aspalathus linearis e che si trova solo in Sudafrica e che fa parte della famiglia delle Fabacee. Mi sono preparato, altro che scienza delle particelle. Ah, le insegna anche botanica applicata. Ah, buona sapersi. Ah, non sa la novità. Ah, voi la dico io, abbiamo trovato il modo di andare in diretta con le videoconferenze. Sì, ci riusciamo. Sì, è perfetto. Abbiamo fatto le prove, i test e siamo perfettamente in grado di farlo. Sì, no, veramente. Che cosa usiamo? Mo glielo faccio vedere. Questa apparecchiatura. Questa. Vede? Si fa così. Riesce a vedere, sì. Così. Così. Ecco qua. E poi con questa noi proiettiamo su un muro quello che facciamo e attraverso un meccanismo di ripresa riprendiamo quello che va sul muro. No, mica una telecamera, una Super 8, sì, una macchina di ripresa Super 8. E con quello riusciamo a fare tutto. Perfetto, vi assicuro, ho fatto il test. E che cosa faremo? Noi stiamo prevedendo domani sera di fare una diretta con due musicisti, Vincenzo Mauro Giovanni e Pierluigi Balducci, suoneranno insieme. No, mica stanno insieme nella stessa casa, se c'è l'isolamento sociale non possono, o uno nella casa sua e l'altro nell'altra casa. Sì, suoneranno insieme. Attraverso la videoconferenza. No, ma quella è la cosa più facile, cioè, è facilissimo! Le faccio vedere come facciamo a farli suonare insieme, un attimo. Noi usiamo lo strumento, lo strumento tipico, proprio quello, il telegrafo con i bicchieri. Cioè uno lo prende l'altro, operatore, faccio vedere come facciamo, e poi uno parla, pronto, e in questa maniera riesce a farlo. Sì, è facilissimo. E come facciamo il wireless? Glielo faccio vedere. Anche quello è facilissimo. Ecco qua. Questo è con il filo e questo è wireless, facilissimo. Più facile di così e si muore. Le piace? Sì. No, Vincenzo, Mauro Giovanni, alle 19, mi raccomando, da ora in poi sarà sempre così. Faremo le trasmissioni in diretta alle 19, vi avviseremo naturalmente. Come ha fatto a vedere? Ma come ha fatto? Cioè, che c'ha gli occhi a uncino? Sì. Che cos'è questa? Una canna da pesca. A che mi serve? Perché ha detto Molinari che dobbiamo riuscire a pescare i musicisti dovunque essi siano. Sì, dovunque essi siano. L'esca. E l'esca è un problema, infatti, vermi dove le vado a trovare? Sono isolato completamente, non c'è modo di fare questa. Mosche difficilissime da catturare. La traina non è che posso far spostare l'intera casa. L'unica cosa è il cucchiaino, professore. Sì, col cucchiaino. Il classico cucchiaino. Vede? Io faccio così e vedo e aspetto e vedo se i musicisti abboccano. Speriamo che abbocchino, mi raccomando,
alle 19, ricordatevi anche noi, sulla pagina Facebook dei Capitani Coraggiosi, alle 19, domani, lunedì, saranno con noi Vincenzo Moro Giovanni e Pierluigi Balducci, sperando che abbocchino. Oh. Ditemi voi quando possiamo condividere. Okay. You are live. Allora mi devo mettere probabilmente come la Gruber di lato. Avete visto? Cravatta? Ho messo anche il profumo. Voi non lo sentite, ma è relativo. Però Gruber. Stasera riavviati i capelli. Riavviati i capelli. Magari coraggiosi. Se qualcuno smette di parlare, magari Ambrosi spegne i microfoni. Abbiamo due ospiti di eccezione, due tra i nostri beniamini, che sono Vincenzo Moro Giovanni e Pierluigi Balducci, che andremo a intervistare, a far suonare un pochettino, ovviamente non in sincrono perché ci è difficile, e quindi inauguriamo questa nuova esperienza. Perdonateci degli eventuali disastri che saremo in grado di combinare, ma comunque sono fatti col cuore. Allora, si parte con Vincenzo Giovanni e Pierluigi Balducci, che vedete qua, in basso, li vedete, sono qua, eccoli. E chi è questo? Buonasera. Mezzo, chi è? Ma quello che sta facendo? Avvisatemi almeno, sto mangiando. Penso, ma... Non si può fare nulla, quindi... Una meringa. Una meringa. Aspetta, una meringa. Questi lamenti della corporatura tradizionale. Cominciamo. Buonasera. Buonasera, Vincenzo. Benvenuti a voi. Come sempre in queste sperimentazioni, veramente, questa siamo, è la prima volta che facciamo in diretta live, nonostante le prove che abbiamo fatto, ma comunque speriamo che Dio ce la mandi buona, un po' come il coronavirus. Come sempre in queste sperimentazioni, veramente. Oh. Ecco qua, benissimo, il nostro regista è... Scaramuzzi, fai una domanda intelligente, via. La meringa secondo te fa... La domanda intelligente è quella, come vivono i musicisti questa situazione terrificante di essere chiusi in casa? Un po' meglio di noi perché possono suonare. Oddio, anche Molinari suona, però non ha lo stesso livello. Un simulatore di Hammond suonato. No, veramente no, non è una situazione facile per nessuno, particolarmente per i musicisti, perché evidentemente non possono fare concerti. È vero, Pierluigi? È verissimo, non possiamo fare concerti. All'inizio siamo stati tutti presi da una sorta di insofferenza, ma dai, diciamolo, l'abbiamo vissuta tutti questa fase, cioè la fase della non accettazione del problema, no? E quindi, vabbè, tanto è una cosa cinese, tanto è a 6.000 km di distanza, tanto è altrove. E poi quando è arrivata qui abbiamo cominciato a pensare a un eccesso, una sorta di nevrosi collettiva, e abbiamo cominciato a dire ma perché dovremmo noi smettere di suonare quando invece tutti vanno ancora in giro e i teatri sono chiusi, i concerti sono chiusi. Invece tutti gli altri continuano a fare la loro vita, poi a un certo punto la realtà arriva come un treno in fronte, come una bella mazzata in fronte, qua come dicevano, non ricordo, i fratelli Toti e Tata, cioè, ricordavo uno sketch di Toti e Tata, un tuffo qua, e quindi abbiamo dovuto accettare la realtà come tutti. E devo dire anche che la nostra... il nostro disagio si diluisce nel disagio di tutti, è un problema serio, grave per tutti, e ovviamente però l'uomo ce la mette tutta per cercare di rimediare, o quantomeno di lenire i danni. Quindi almeno io, ma sicuramente anche Vincenzo e tanti miei amici musicisti, tanti colleghi e amici musicisti stanno vivendo, cercando di studiare, cercando di ascoltare musica, perché alla fine, quando non suoniamo, dovremmo ascoltare, anzi ascoltare tanta musica ci ricarica, ci rigenera, ma leggere, vedere film, poi nel caso mio, insomma,
ci facciamo prendere anche da altre attività, per esempio seguire i figli nei compiti oppure far lezione. Io faccio lezione con i miei studenti del conservatorio, come stiamo facendo adesso questa bella puntata dei Capitani a Casa, così io faccio lezione in videoconferenza e stamattina sono reduce da questa videoconferenza con i miei studenti di Matera, e anche delle lezioni un po' limitate in cui non si può suonare insieme, perché ovviamente spiego, c'è un problema di latenza nel momento in cui ci collega in videoconferenza, per cui mentre io suono il segnale non arriva esattamente in sync dall'altro capo sull'altro dispositivo, per cui è difficile suonare insieme, insomma. Alla fine ci stiamo adeguando, comunque continuiamo a lavorare, continuiamo soprattutto a studiare, ad ascoltare musica e magari a scoprire autori che non avevamo mai ascoltato, sentire dei capolavori che non avevamo mai veramente conosciuto. Cerchiamo di arricchirci in qualche modo anche in questo momento. Quindi finalmente sei riuscito a sentire materiale di Vincenzo Mauro Giovanni in questo periodo. Sì, ascoltato, di la verità. Lo ascolto ogni giorno e me lo trascrivo e mi metto lì a studiare nella speranza di attingere un po' della sua magna sapienza. Vincenzo! No, peraltro, devo dire a Pierluigi che probabilmente lui è stato uno dei più fregati, perché aveva in uscita proprio un CD che vedremo esporre tra poco, e doveva fare una serie di concerti qua in zona, quindi ancora una doppia fregatura a Pierluigi. Ripeto, la accettiamo perché è un malessere generale. L'importante è che si riesca il più presto possibile a lasciarci alle spalle tutto questo, fare in modo che diventi un ricordo, che diventi qualcosa, lasciata la quale alle spalle possiamo ricominciare, magari anche facendo tesoro degli errori. Facciamo vedere il lavoro. Sarebbe dovuto uscire il mio disco, il mio nuovo disco che si chiama L'Equilibrista, e avrei dovuto, i primi concerti erano concerti nel sud Italia, Bari, Matera, Torre Maggiore, Cosenza, e tutto sfumato, ma come del resto sta avvenendo in tutto il mondo. Vedo tour annullati, concerti annullati, e avrei dovuto presentare un disco che comunque non uscirà più il 20 marzo, ma uscirà più in là, tra qualche giorno o settimana, probabilmente uscirà sulla piattaforma digitale, mentre poi la distribuzione delle copie fisiche verrà rimandata in tempi migliori. Ma siccome voi Capitani Coraggiosi avete sostenuto il mio disco preordinando le copie, allora ve lo faccio vedere in anteprima, cioè è arrivato oggi, sono arrivate le prime copie stampate dalla mia casa discografica, ed eccolo qui, la copertina è bella e io apprezzo molto il lavoro fatto dal grafico della 12 Lune. Il disco si chiama L'Equilibrista e rende bene il concetto espresso dal titolo. Se mi fai un primo piano faccio vedere. Ecco. Scusa, e non lo puoi mandare via fax? Allora. Pierluigi, invece tu, Vincenzo, è la seconda volta. Va bene, Vincenzo, ma tu invece, l'ultimo pezzo di musica non tuo che hai sentito oggi, qual è? Un pezzo di Balducci, ma sono riuscito a sentirne solo un pezzo. Poi hai spento. No, raccontaci la tua esperienza. Raccontaci la tua esperienza in questi giorni. Anche tu stai facendo lezioni online, immagino. Diciamo sì, sotto questo punto di vista non mi sono trovato impreparato, perché la didattica online la curo da circa 5 anni, quindi ho comunque sempre un cospicuo numero di studenti con i quali ho un rapporto di didattica online, sia in Italia che all'estero. Chiaramente le lezioni online io non le vedo come una limitazione, ma vanno semplicemente ridefinite nella misura in cui, non potendo suonare in contemporanea,
va tutta ristudiata la didattica, quindi non è una cosa che si può trasferire direttamente dalla didattica fisica a quella online. Va fatto un lavoro preliminare di proprio di editing sugli esercizi in modo che sortiscano il loro effetto anche nella didattica online. Quindi diciamo che la settimana scorre comunque lenta e scorre un po' penosa, anzi tanto penosa, perché sono lontano dai miei affetti, dalla mia compagna Mirella Foschi, che saluto, ciao, e che tra l'altro è anche una bravissima cantante con la quale sto curando anche la stesura di un progetto basso e voce, da mia sorella, lontano da mia sorella, che sta a Bari col suo compagno, quindi umanamente parlando è dura questa permanenza forzata. Artisticamente parlando mi sto dedicando alla scrittura di nuovi brani per le formazioni che curo, che sono parecchie, che appunto i capitani già conoscono, che sono appunto il duo con Pierluigi Balducci, che si arricchirà tra l'altro della presenza di Marco Giuliani quest'anno, con la realizzazione dell'album Cinema Volume 2, che è il prosieguo di Cinema Volume 1, appunto un album, il secondo di una trilogia dedicata al mondo del cinema. In particolare la cifra stilistica sarà orientata nel volume 2 sull'Italia, quindi sul grande cinema italiano, con qualche capatina anche sul cinema internazionale. Poi sto scrivendo i brani nuovi per il Cercle Magique, formazione con Nando Di Modugno e Gianlivio Liberti, che saluto, con i Caleido Zì, con Vito Attolino e Cesare Pastanella, sempre i miei carissimi amici, la formazione Timeless, che curo con Francesco Cassano e Pierluigi Villani, miei carissimi amici, ciao Francesco e ciao Pier, fortissimo batterista partenopeo, un residente qui a Bari, e poi vabbè, continuo a studiare per diventare almeno bravo alla metà di Balducci. Allora, questo Balducci lo vogliamo far suonare un minimo, guidare questo passo per iniziare questo piccolo esperimento di live. Dobbiamo dire ovviamente che volevamo far suonare il Balducci Mauro Giovanni duo insieme, ma per i problemi che ha spiegato prima Pierluigi c'è un problema di latenza e quindi non sarebbe facile riuscire a coordinare i due strumentisti, per cui accetteremo molto volentieri ovviamente delle singole piccole performance di Pierluigi e Vincenzo. Pierluigi, sei pronto? Va bene, e mi sono spesso interrogato in questi giorni di appunto di inattività anche sul senso dello studio, no? Si compone, si scrive, però talvolta c'è una mancanza di senso. E, ok, va bene, ma dove? Adesso su quale palco salgo? Dove posso portare questo brano, la mia musica, la musica delle mie formazioni, appunto il duo con Vincenzo, l'altro trio sempre con Nando Di Modugno, Gabriele Mirabassi, eccetera. Questa mancanza di senso la si supera poi, perché lo si trova nel senso di tutta un'esistenza dedicata alla musica e a queste corde di questo basso. E allora ho pensato di eseguire un pezzo conosciutissimo che nulla a che fare con i miei soliti repertori, ma che è una nota composizione tratta dall'album Kind of Blue di Miles Davis. Vado, che dite? Thank you.
Bravissimo, applausi fragorosi. Momento, c'è da specificare una cosa, e cioè che avete sentito c'è l'applauso, perché abbiamo il pubblico, solo che per situazioni contingenti evidenti, su cui non sto a dire nulla, il pubblico è composto da una persona che sta qua, a casa mia, a distanza di un metro da me. Ve la faccio vedere, vi faccio vedere il pubblico. Forse che noi facciamo l'applauso a lei, perché esce meglio, va bene, ok. Prego, possiamo continuare. Immagino che adesso sentiremo Vincenzo. Immagini bene, vuoi presentarlo? Che il pezzo lo presenta lui, ma... No? Vincenzo, aspetta che ti avevamo perso, vai. Ok, abbiamo recuperato, vai. Allora, un piccolo medley. Il primo brano che credo piacerà molto a Scaramuzzi, se non erro, ricordo che gli piace molto, che è un brano di Michel Legrand, che è What Are You Doing The Rest Of Your Life. E poi ci attaccherò un'improvvisazione su un riff afro che ho sviluppato in questi giorni di studio matto e disperatissimo. Quindi adesso vi suono What Are You Doing The Rest Of Your Life. Thank you.
Un'altra volta che prima dell'uscita del secondo
volume di cinema di Balducci e Mauro Giovanni, noi organizzeremo un secret concert a cui pochi, solo pochi, potranno essere invitati, ma questo sarà appena le situazioni si evolveranno positivamente, come noi tutti speriamo, anche se dobbiamo resistere e rimanere in casa, ovviamente. Oh, Vincenzo, qualche produzione da mostrare? Vogliamo un po' spoilerare questa cosa, questa trasmissione. Scaramuzzi, è partito il pendolo. È partito il pendolo, l'ho zittito subito. Ma ogni quarto d'ora il pendolo va, e che dobbiamo fare? Però vedere me sia un po' penoso, devo dire, no? Ambrosi, apriamola. Ecco, oh sì, finalmente. Oh, ma la faccio. Io me lo faccio il mattini dopo che finiamo. Luigi un altro dopo che finiamo. E comunque facciamo presente che il nostro fotografa anche online, anche a distanza. Avremo comunque un servizio fotografico. La foto di gruppo finale, che è una tragedia, sarà una tragedia. È uno screenshot. Allora, generiamo qualche produzione, via. Hai detto che Calido sì, stai scrivendo cose per Calido sì, scrivendo cose per, non si sente, Ambrosi, Vincenzo ha perso le corde vocali, poco importa, ma eccole. Oh, spoileriamo qualche cosa, via. Allora, progetti attualmente disponibili in casa mia in formato fisico, di progetti ne ho fatti un po', anzi se mi date un secondo prendo l'ultimo disco che avevo dimenticato di prendere, giusto un momento. È sparito Giovanni, ma torna subito, attenzione. Sì, torno subito. Sono subito da voi. Allora, eccomi qui. Allora gli ultimi album, almeno l'ultimo album che ho registrato come, diciamo, come co-arrangiatore, un bell'album Emotion con Maria Angela Cagnetta e Pierluigi Villani, mio storico collaboratore batterista, in cui ci sono rivisitazioni di standard riarrangiati per basso, piano e voce, molto particolare. Poi ho ancora disponibili delle copie di Cercle Magique con Nando e Gian Livio. Gran disco. Sì, grazie. Questo è il nostro primo album che ho ancora disponibile in casa. Questo è Stanich Boulevard, un album per la etichetta storica Verve Records, Universal Music, appunto etichetta per il cui ingresso personalmente lo devo a Pierluigi Villani, che è un artista, diciamo, che ha pubblicato tanti album per la Universal, un album fusion elettrico con Pierluigi Villani, Mirko Maria Matera e Fabio Pignataro. Anche questo ce l'ho disponibile, posso diciamo fornirlo personalmente. Poi c'è l'album, purtroppo mi sono terminate le copie, però potete acquistare tutti gli album che vedete, li potete acquistare sugli stores digitali, ovviamente. Io vi sto mostrando quelli che ho qui. Di quest'album, che è il nostro Cinema Volume 1, mi sono terminate le copie fisiche personalmente, quindi le trovate, per quanto mi riguarda, negli store digitali. E poi ho ancora delle copie che chiaramente hanno anche i miei colleghi. Caleido sì, Buenaventura, un altro bell'album con i miei cari amici Vito Ottolino e Cesare Pastanella. Tutti e tre disponiamo di copie personali e possiamo chiaramente noi vogliamo promuovere sempre di più, di sostenere la musica prodotta a livello regionale e interregionale. Perché è musica non solo perché è prodotta qui, ma perché è una musica di grande qualità. Assolutamente, a tal proposito volevo dire appunto che l'etichetta dei Caledi è un'etichetta pugliese, Hangup Music, così come quella di Balducci e Cercle Magique è un'etichetta pugliese 12 lune, e invece la Verve è una major, no. Mentre un'altra dell'etichetta italiana di Emotion è Caligola. Sostenere la musica per noi musicisti non è solamente una questione
nei confronti di noi musicisti meramente spirituale ma materiale, perché noi musicisti siamo tra le categorie più danneggiate da questo periodo di fermo, invece chi appunto la musica la fa come unica professione subisce un duro colpo, perché tutta l'attività concertistica, come voi sapete, viene meno. E io ho sempre manifestato gratitudine verso il pubblico, perché io dico sempre che l'arte è frutto della sensibilità di chi crea e della sensibilità di chi ascolta. Quindi quanto mai in questo momento è importante che voi, pubblico, amanti e estimatori dell'arte, diffondiate, comprate dischi e sosteniate l'arte, affinché noi appunto possiamo uscire, non dico indenni, ma quantomeno diciamo quanto più in collo con le ossa meno rotte, con le ossa meno rotte di quanto già non lo siano per questo periodo. Però noi, ripeto, assorbiamo bene il colpo, noi siamo, certo, anche, mi permetti, volevo ricordare che sulla pagina di Spreaker.com dei Capitani Coraggiosi abbiamo pubblicato un bootleg, il volume 1 di questo bootleg, che sono tutte quante delle registrazioni tratte dai nostri house concert. Le abbiamo in qualche modo ripulite, riaggiustate, ed è una mostra, diciamo, del talento e della qualità della produzione, virgolette, locale. Scaramuzzi, riesci a fare una domanda intelligente a Pierluigi Balducci o no? Non ce la fai. No. Noi non ce no. Stai facendo altre cose, stai mangiando sempre. No, non c'è verso, Scaramuzzi è in tutt'altro affaccendato. Vogliamo dare la parola e il suono a Pierluigi per un secondo brano con cui gradiremmo tanto allietarci, anche se il professor Scaramuzzi adesso desidera... Infatti, volevo dire che non sono intervenuto subito, perché nel frattempo su Facebook, cioè sulla diretta, ho rimandato il link di Pierluigi, sul quale potete andare per sostenere il suo lavoro, questo ultimo, l'equilibrista, ordinarlo, preordinarlo, eccetera eccetera. In uno dei commenti a nome dei Capitani Coraggiosi troverete il link per potervi introdurre in quel lavoro. L'ho detto male, ma l'ho detto. Allora passo adesso, abbandono questo calice di Montepulciano e prendo. Pensavo che volessi suonare il calice col dito intorno. No. Approfitto per ringraziarvi perché avete postato il link per sostenere la produzione dell'Equilibrista. Chi vorrà potrà preordinare una copia, le copie sono appena arrivate, però ovviamente non c'è ancora distribuzione fisica per i motivi che sapete. Vorrei ringraziare i musicisti che fanno parte del quartetto con cui ho inciso l'Equilibrista, che sono Robert Bonciolo da Vicenza, ciao Robert se mi senti, e i pugliesissimi Fabrizio Savino, chitarrista, e Dario Congedo alla batteria. E volevo anticiparvi invece che in Cinema Volume 2, il lavoro che io e Vincenzo stiamo realizzando, c'è una meraviglia che prima o poi suoneremo dal vivo in duo, e che è la sigla di Matrimonio all'Italiana, scusate, meraviglioso pezzo di Trovaglioli cantato da Fred Bongusto e che si chiama Cielo, Cemana, Sticcosa. Invece adesso io vado da tutt'altra parte dal punto di vista proprio geografico e delle coordinate musicali, e vorrei eseguire un pezzo che io ho ascoltato in uno dei dischi che sono stati folgoranti per me, illuminanti nel mio percorso di giovane musicista. Adesso su Facebook, non so se notate, gira molto questo bel giochino in cui ogni musicista posta le 10 copertine dei dischi che sono stati più significativi nella sua formazione, e presto io posterò le mie copertine significative. Tra Milestones di Miles Davis o I Took Up the Rooms di Gabbare, che ho The Dark Side of the Moon di Pink Floyd, c'è questo disco degli Oregon che si chiama Out of the Wood,
Out of the Woods, dove suona tra l'altro il mio amico Paul McKendall, a cui va il mio pensiero spesso. E uno di questi pezzi è una canzone degli Indiani d'America, una melodia degli Indiani d'America ripresa da Pepper e poi incisa con il titolo Wichita e To. Ci provo e la eseguo. Applauso che non si può evitare assolutamente a questo brano, era troppo bello, assolutamente troppo bello. Molinari se n'è andato, ci ha abbandonato. Sarei stato a fare i martiri il disgraziato, sarei stato curioso di ascoltare il pezzo da Matrimonio all'italiana. Si è tolto la cravatta, si è levato la cravatta. Ma come è possibile? È tornato se stesso. Ok, e invece,
Vincenzo, adesso tu che cosa ci fai ascoltare? Beh, io vi faccio ascoltare una rivisitazione di un brano del maestro Ennio Morricone, C'era una volta in America. Wow. Prendo il passo. Si sente bene, vero? Benissimo. Cos'è? C'è anche l'Angelus di sottofondo. Beh, dopo però, quando arrivano le 8, ve lo faccio sentire intero il pendolo, da tutto quanto. Grazie. Credo che quello che era il tempo, diciamo, che avevamo stimato. In realtà, vabbè, è andata benissimo così. Siamo molto contenti, vi ringraziamo infinitamente, ovviamente, per averci intrattenuto. Sarà un piacere rivederci quanto prima ed abbracciarci quanto prima.
E non dimenticate il Secret Concert in quel posto che vi ho detto, che sarà una cosa fantastica. Sarà una cosa fantastica. Io sono proprio convinto che sarà una cosa straordinaria. Comunque, questo è presto ancora per dirlo, dobbiamo stare in casa adesso, in casa con le gambe spezzate, come dicono a Torino, con le gambe spezzate. E allora, Scaramuzzi, ragazzi, io che cosa possiamo fare? L'unica cosa che possiamo dirvi è, pur essendo in casa, aguzzate i vostri elici, seguiteci, perché continueremo in questa iniziativa. Abbiamo trovato il mezzo, adesso chi ci ferma più? Io proporrei anche, ho pensato dopo quello che ha detto Balducci, che la musica migliore da fare online insieme sono le fughe, perché basta cominciare insieme e uno dei due viene dopo, per cui la cosa poi funziona. Non so, una fuga di Bach oppure un pezzo a 12 voci e mezzo di Palestrina potrebbe funzionare perfettamente, oppure si potrebbe anche andare sulla musica contemporanea, perché lì lo sfasamento e la latenza chi la sente più? Però potrebbe essere quella una soluzione. Fatto sta che quando ci vediamo, che dici? Ma io direi giovedì. Perché giovedì? No? Va bene, allora giovedì vi aspettiamo per un'altra come la chiamiamo? Capitani sarà a casa live in videoconferenza. Ciao Pierluigi. Ciao, grazie a tutti, ci vediamo presto. Foto di gruppo, la foto di gruppo. Fermi tutti! No, fermi! La foto di gruppo è stata fatta? No, dai, guardate tutti nella telecamera. La foto di gruppo. Mi ero sbagliato, scusate. Nella telecamera. Un momento, c'è il pubblico nella foto di gruppo. Vai. Siamo più vicini di un metro, ma conviviamo purtroppo. 2, 1, via. Aspetta che guardo. Ecco, vai. Ciao a tutti, questa foto rituale. Arrivederci a tutti. Grazie, ciao. Bellissimo.